Allora, avete visto prima la vostra compagna stava scrivendo degli appunti su un foglio di carta e le ho detto, no, attenzione, gli appunti scriviamoceli sul documento di Jupyter. Naturalmente però uno potrebbe dire, ma scusi, non è che posso scrivere dei commenti così, visto che sto scrivendo un programma. Allora, in Python, per scrivere delle istruzioni invisibili, diciamo, all'interprete di Python, occorre sempre mettere il cancelletto. Se io scrivo il cancelletto, posso scrivere questa è la mia prima lezione, va bene? Questa è la mia prima lezione, vedete, poi do run per eseguire la cella e lui naturalmente non me la esegue, ok? Perché c'è il cancelletto, dimmi. Okay. Quindi questa è la mia prima lezione, quindi diciamo Giovanna, dimmi Letizia, ragazzi dobbiamo, quindi questa è la mia prima lezione e naturalmente mi riferisco a Giovanna ma a chiunque altro possiamo mettere degli appunti. Ecco, state attenti ragazzi che dobbiamo sempre mettere in ogni riga il cancelletto, no? Questa è la prima lezione, che ne so, sono felice, va bene, ciao, ok, do run e vedete che il, Python, l'interprete di Python non le vede queste righe. Ragazzi, attenzione, io potrei anche sbagliare, ragazzi, potrei anche sbagliare la grammatica, vedete, questa è la mia prima lezione, a Python non interessa, è chiaro? Quindi quello che voglio dire è questo. Tutte le frasi scritte dopo il cancelletto sono invisibili. Allora uno dice, ma perché le scrivo? Perché questo, questi sono degli appunti, no? Quando io apro questo programma, diciamo, ho tutte le indicazioni, tutte le informazioni, le indico col cancelletto. State attenti che al di là adesso degli appunti che voi state prendendo, quando noi scriveremo il programma, un programma deve poter essere letto anche da una persona. Quindi è sempre bene dare una descrizione del programma in modo che la persona che ha il programma dice, ah sì, questo programma dovrebbe fare così e poi lo va a analizzare. Se voi scrivete un programma senza mai mettere una riga di commento, diventa difficile da parte di un'altra persona o anche da parte vostra a distanza di anni capire che cosa fa quel programma. Ok? Perché finché sono tre istruzioni va bene, ma quando poi le istruzioni diventano 100, 200, 1000, voi capite che la questione diventa complessa. Allora, vi faccio notare che se voi non mettete il cancelletto, vediamo che cosa succede. Vedete che c'è un syntax error, perché questa è la mia prima, Python non la riconosce come istruzione e quindi dà un comando di syntax error. Va bene? Ci siamo? Allora, attenzione, un altro modo che permette Jupyter di scrivere i commenti, diciamo, un modo, se volete, più raffinato, potrebbe essere questo. Allora, senza usare il cancelletto, noi scriviamo questa è la mia prima lezione, va bene? Selezioniamo. Andiamo sul ormai non c'è. Ah no, qua. Selezioniamo Markdown. Va bene? E vedete, vedete che avete un formato, diciamo, più user friendly, no? Rispetto a quella con il cancelletto. Dai run e vedi che diciamo Jupyter non va a processare, Python non va a processare queste istruzioni. Dimmi Enrico. Ragazzi, però, scusate, dovete Mi è buttato guardare. fuori. Dimmi. Bene. Va bene, Ok, dimmi. Vedete quanto è difficile. Allora, vediamo allora la prima, allora avete capito, no? L'uso del cancelletto, che è quello, diciamo, attenzione,
il cancelletto si utilizza in tutti diciamo notebook di Python, perché è proprio un'istruzione diciamo di Python. Invece il Markdown è proprio caratteristico di Jupyter. Vedi, usare il Markdown vuol dire scrivere diciamo dei commenti in un formato più interessante. Allora, andiamo a vedere quindi la prima funzione. La prima funzione, attenzione, è print, va bene? E si aspetta un argomento, va bene? Quindi diciamo, è tradizione scrivere print hello world, quindi do un'altra istruzione, che vuol dire? Quindi la prima funzione che vediamo è la funzione print, anzi hello world, diciamo genericamente si mette il punto esclamativo, va bene? Diamo run e vedete che la print che cosa fa? Mi permette di stampare lo schermo. Guardate l'istruzione, vedete, Jupyter è interessante perché le istruzioni poi le va anche a colorare, eccetera. Vedete la function e print e invece l'argomento che abbiamo passato... Ma io una domanda. Aspetta, fai pure, dai. Ma lei ha scritto print, aperta parentesi, aperta apostrofo, tipo, no? No. C'è, c'è la parola è tra virgolette, cioè tra parentesi e tra apostrofi. Sì. È la stessa cosa mettere le... Cioè cosa cambia da mettere le virgolette a mettere gli apostrofi? Perché l'ho fatto con le virgolette? No, allora, ragazzi, dipende dal tipo di versione che avete di Python. Va bene? Vediamo se la prende con due apostrofi. No, no, a me ha preso anche con le virgolette. Allora, facciamolo, lo prende, va bene? Sì. Nel senso che, è la stessa cosa, ok. Nel senso che la stessa cosa è legato però al tipo di versione. Okay. Non sono uno specialista, però so che prima c'è una versione piuttosto che un'altra. Allora, ragazzi, avete visto che con la print, che adesso andremo ad analizzare con maggior dettaglio, riusciamo a stampare quello che c'è sullo schermo. Ok? Adesso uno potrebbe dire, vabbè, supponiamo di voler stampare Word un pochino più a destra rispetto a Hello. Vediamo, allora, intuitivamente uno potrebbe procedere in questo modo. Allora, osservate che io uso sempre il copia, no? Cioè nel senso che se voi all'inizio volete, scrivete sempre l'istruzione. Però ricordatevi che una volta che voi... avete scritto delle istruzioni che sono corrette, la cosa migliore è copiarle e incollarle, perché vuol dire che funzionano. Se io adesso scrivo print e dimentico una T, è chiaro che facciamolo, se io scrivo print, qui sono andato sopra. Ragazzi, ripeto, supponiamo di sbagliare, scrivo print, hello, lui mi dà name print is not defined, cioè mi dà un errore perché lui non capisce che print deve essere print. Non è come la professoressa di italiano che mi corregge il tema e trova un errore di grammatica, comunque capisce quello che stai facendo. Questo ti dà un errore e finché non lo risolvi quell'istruzione lì non la puoi utilizzare. È chiaro il concetto? No, lo dico perché poi diciamo quando poi scriveremo dei programmi più complessi uno dice, ma perché non funziona? E perché non è scritto bene le istruzioni? Allora, quindi attenzione, io adesso voglio provare a scrivere Word spostato per esempio a destra. Allora uno dice, vabbè, allora se vuoi scrivere print Word un pochino più a destra, allora sposti l'istruzione un pochino più a destra. No, verrebbe voglia di scrivere print hello, print world in questo modo. Guardate cosa, che messaggio vi dà. Vi dà unexpected ident. Che cosa vuol dire? Io vi ricordo che in quella introduzione vi avevo detto che Python è un linguaggio con indentazione. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che le istruzioni devono essere indentate in un certo modo. Per esempio, in altri linguaggi di programmazione, la fine di un'istruzione
si chiude con una fine istruzione. In Python non c'è una fine istruzione, quindi le istruzioni devono essere identate. Per cui una scrittura di questo tipo, una print a sinistra e poi una print a destra, semplicemente per shiftare la parola Word, non lo accetto. Vedremo poi con istruzioni più avanzate che cosa vuol dire meglio identazione. Ok? Va bene? Allora, diciamo, uno potrebbe, da un punto di vista così, se volete, un pochino manuale, diciamo, farlo in questo modo, no? Copiamo print Word. Ok? E naturalmente possiamo dare qua un po' di spazi, no? E quindi, dando un po' di spazi, abbiamo Hello World. Poi naturalmente, se uno va a vedere, diciamo, tutte le possibilità che dà la print, è chiaro che può utilizzare una tecnica più avanzata. Ragazzi, vi faccio notare che l'apice è importante, quindi ripeto, se qualcuno si dimentica l'apice e scrive print hello, vedete? Dà errore. Ok? L'elo deve essere tra apici. A breve vediamo quello che ci ha detto Vittorio. Però attenzione, ragazzi, io non sono il grande sapiente di Python a cui chiedere tutte le istruzioni possibili. Ricordatevi bene che noi siamo collegati a internet e quindi qualunque tipo di problema ci fosse, andiamo su internet a vedere qualcuno che ha già risolto quel problema. Quindi Enrico, adesso questo problema qui effettivamente lo affronteremo. Però qualora tu avessi questo problema, vai su internet e dici come si fa ad andare a capo di una print e c'è un programmatore che ti dice come si fa. Ok? Bene. Allora, abbiamo visto che non possiamo scrivere print hello, eccetera. Osserviamo però questo fatto. Se io scrivo print 7, vedete che lui mi stampa il 7, perché 7 è un numero. Ma io posso anche vedere questo numero come un carattere. Ok? Uno dice, ma sono la stessa cosa. No, attenzione. Attenzione, ragazzi, perché il primo print io sto stampando un numero. Il secondo print sto stampando un carattere. Cioè, è come un carattere alfabetico questo apice 7. È chiaro? Mentre prima era un numero. Ad esempio, no, attualmente non cambia niente, ma poi vedremo che cambierà quando entriamo nelle variabili. Ad esempio, io voglio stampare print 3 più 4. Adesso vediamo se non cambia niente, Vittorio. E uno potrebbe dire, scusi, ma io voglio stampare 7. Secondo voi come devo fare per stampare 7? Senza le apici, vediamo se è vero quello che ci stiamo dicendo oppure no. Quindi le vostre compagne hanno detto provi a stampare così, vediamo se è vero. Vedete, stampa 7. Allora, state attenti che poi, imparando il linguaggio, naturalmente è come quando imparate la lingua francese, non è che dovete conoscere tutto, però poi, diciamo, la vostra conoscenza, la vostra esperienza di questo linguaggio vi porta anche ad intuire parole che non conoscete. Ok? Allora, vediamo un attimo cosa va bene. Ecco, allora attenzione. Proviamo a scrivere. I miei numeri preferiti sono 3 e 7. Proviamo a scriverla come parola. Quindi, attenzione. Apici. I miei numeri preferiti sono 3 e 7. Qui abbiamo scritto una stringa. Ripeto, se qui commettiamo errori di grammatica, ci ritroviamo. Non so se avete mai visto quando andate, penso, al bancomat o da qualche altra parte, no? Che vi viene data una stampa. Allora, attenzione, se chi ha scritto questa stringa ha delle difficoltà nella nostra lingua, gli errori di grammatica appaiono. Non è che
il computer risolve la grammatica. Bene. Ok, adesso supponiamo di voler scrivere questa stessa frase utilizzando però 3 e 7 come numeri. Ok? Allora, volendo, ritorno sempre a Giovanna che la vedo scrivere, io potrei scrivere. Vediamo ora come fare a scrivere in... qualsiasi appunto. Allora, se lo vuoi scrivere in questo modo rudimentale, usi il cancelletto, se no selezioni la cella, metti markdown e lui te lo scrive in una maniera più, più delicata. Allora, naturalmente, volevo dire, quando tu scrivi l'istruzione cancelletto, puoi scrivere l'istruzione anche nella stessa cella, non è che devi per forza cambiare cella. Se vuoi cambiarla, cambia, se no rimani pure qui. Va bene? Allora, riprendo l'istruzione, ragazzi. Riprendo l'istruzione e scrivo print. Allora, ho detto che voglio utilizzare i numeri. Allora, devo andare a sono, gli metto l'apice, poi la virgola, vedi, lascio il 3, virgola, adesso trovo la E, quindi lo devo mettere tra apici, virgola, e naturalmente devo togliere l'apice. Quindi vedete, in questo modo, si vede, se non ingrandisco di più, in questo modo io ho scritto la stessa frase di prima, va bene, semplicemente mettendo 3 e 7 fuori come numeri. Diamo run, ok? Naturalmente anche qui Vittorio potrebbe dire, ma scusi, a che cosa serve se è la stessa cosa? No, serve perché adesso quando introdurremo le variabili, vedrete che questo secondo metodo è corretto. Ok? Naturalmente, ragazzi, naturalmente uno potrebbe anche scrivere questa print in questo modo. Sono 3, metto il 3 fra apice, metto il 7 fra apice, cioè spezzo in qualche modo la frase, no? Ok? Posso anche fare i tra apici, miei tra apici, numeri tra apici, preferiti e così via. Allora, adesso diciamo veniamo all'osservazione che ha fatto Vittorio. Vittorio ha detto io voglio andare a capo. Allora, quando è che di solito avviene la necessità di andare a capo? Quando scriviamo delle frasi lunghe, no? Proviamo a scrivere una frase lunga, print, l'ho scritto. Quando vieni, mi trovi a casa, però... Vabbè ragazzi, scriviamo delle cavolate, però ora ti trovo bene, ma quando vieni io ti aspetto. Diciamo, questo dovrebbe essere una frase di un amante ubriaco, no? Nel senso che in questo momento non connette, eccetera, e scrive una cosa del genere. Allora, diamo run. Vabbè, allora... Ok, vabbè, adesso diciamo... È una frase non così lunga, va bene, però magari c'è la necessità di scrivere. Quando vieni, mi trovi a casa, poi nella riga successiva, però ora ti trovo bene, nella riga successiva, ma quando vieni io ti aspetto. Scusa? Sì, la capo da solo, però adesso la capo vogliamo controllarlo noi. Quindi ripeto, adesso noi quello che vogliamo fare e scrivere, quando vieni mi trovi a casa, poi a capo, per ora ti trovo bene, poi a capo, ma quando vieni io ti aspetto. Allora, un metodo sarebbe quello di scrivere tre print. No, se io scrivo tre print, quando, così ragazzi facciamo un po' di dimestichezza. Allora, quando vieni mi trovi a casa, quello cancello quello, poi però ora ti trovo bene,
e poi ok, ma quando viene? Cioè uno potrebbe dire, vabbè, allora scusi, faccio così, lo spezzo e risolvo il suo problema. Certo, però vedete, questo è un modo che mi impone di, avete visto la fatica, no? Dico, scrivere tre print, cancellare dei pezzi, eccetera. Allora c'è un modo più intelligente di fare questo. Allora, quando vieni, mi trovi a casa, metto slash n, però ora ti trovo bene, metto un altro slash n, e il gioco è fatto, vediamo se funziona. Ok. Allora, guardate un attimo quello che è successo. Guardate un attimo, vedete che c'è il però e c'è il ma, che quando voi scrivete poi delle stringhe di questo tipo, pensiamo per esempio di lavorare in un ufficio, naturalmente vedete che non è perfetta queste tre frasi, perché c'è il però e il ma che sono shiftate rispetto al quando. Allora guardate, dovete portare il però vicino a n, eh? Si perde un po' di leggibilità, quindi scritto slash n però, slash n ma, si perde un po' di leggibilità, ma naturalmente a Python non interessa, e adesso vedete che, quindi questo per dire, arrivo subito, questo per dire che attenzione, dobbiamo scrivere dei programmi, dobbiamo risolvere i problemi in modo completo, non in modo approssimato. Un'ultima istruzione, noi possiamo mettere, volendo, anche un carattere di tabulazione, che è slash t, slash t, va bene? Cioè non vogliamo andare a capo, ma vogliamo mettere una tabulazione. Naturalmente in questa frase non ha molto senso metterla, però è solo per fare una prova. Quando vieni mi trovi a casa, anziché andare a capo, voglio mettere una tabulazione, slash t, attenzione, vedete qui, possiamo lasciare lo spazio oppure agganciare il p alla t. E quindi dando run, vedete che c'è una tabulazione, e immagino che se uno fa slash t, fa due tabulazioni. Provate. Oh, cos'è una tabulazione? La tabulazione lascia, vedi che lascia uno spazio? Ok, quindi un certo numero di caratteri tra case, però naturalmente in questa frase non ha molto senso, però proviamo a dare due tabulazioni, vediamo se funziona. Ok. L'ultima cosa che vediamo, vedete che il tempo è passato in fretta, è il concetto di variabile. E qui entriamo già in un discorso interessante. Allora, che cos'è una variabile? Naturalmente anche qui possiamo metterlo come appunto, cioè una variabile è una locazione di memoria, ogni variabile ha un nome e un valore. Naturalmente sappiamo che se non mettiamo il cancelletto dobbiamo mettere il markdown, ok? Quindi run, ok, vedete, scritto in questo modo. Allora, attenzione, allora su Python, in Python, ci può dare qualunque nome alla variabile, bisogna, ci sono però dei caratteri che non possono essere messi, se dovesse succedere, andiamo a risolvere questo problema, eccetera. Però in linea di principio una variabile può avere un nome qualsiasi. Per esempio noi potremmo chiamare la variabile Pluto. Pluto uguale 7, va bene? Vuol dire che nella locazione di memoria, in una locazione di memoria che si chiama Pluto e che ha che si chiama Pluto, il suo valore risulta essere 7, va bene? Guardate, se adesso scrivo Pluto, faccio run, vedete che l'output è 7. Ok? Se io faccio
Pluto più Pluto è 14, va bene? Naturalmente, se ci pensate bene, dare il nome Pluto a 7, diciamo, sì, lo puoi fare, però non è un modo normale. Io mi ricordo quando lavoravo nel centro di elaborazione dati della Toro Assicurazioni, c'era un pazzo che aveva scritto un programma utilizzando variabili con i nomi dei pacchetti di sigarette. Quindi tu dovevi vedere una procedura, diciamo, di rendicontazione, di tassazione, eccetera, e c'era questo che ti metteva tutti i nomi di pacchetti di sigarette. Cioè, è giusto, funzionava, però una persona che poi deve andarsi a mettere le mani non capisce niente, perché quelle variabili non dicono niente. Pluto non vuol dire niente per me. Per Python non gliene frega niente, ma per me non vuol dire niente. Quindi sarebbe più interessante chiamarla var variabile numero 1, ad esempio, uguale a 7. Ad esempio. Quando gliene scrivi una, dopo all'altra, questa ora si sovrascrive rispetto all'altra. Scusa, cioè, non ho capito. Ripeti. Cioè, se io scrivo Pluto uguale a 7, sì, e faccio le cose, e scrivo Pluto, lui me lo vede come 7. Adesso che ho scritto var numero 1 uguale a 7, sì, quando scrivo var numero 1 mi dice uguale a 7, cioè quella che scrivo dopo prende sopravvento su quella di prima. Eh no, perché... Cioè, la domanda sono due variabili diverse, non c'entrano niente. No, aspetta un attimo, perché se io riprendo Pluto... Ah, sono due variabili diverse, ok. Sì, sono due variabili... Pluto vale ancora. Ah, ok, Pluto vale ancora. Valgono entrambe, ok. Okay. Allora, qui attenzione, l'ultima cosa che dico, poi vi lascio andare. La cosa interessante di Python è che vedete, questa variabile, per esempio Pluto, è una variabile numerica. Volendo, uno potrebbe anche dire, no, adesso ho deciso che Pluto non è più il numero 7, ma si chiama cane. Allora, da adesso in poi, Pluto è il cane. Ok? Cioè, si viene a perdere la memoria del numero 7. State attenti che in un linguaggio, per esempio, come C, voi non potete mai fare una cosa del genere. C, quando dici che una variabile è numerica, poi vedremo la prossima volta cosa vuol dire, è numerica per sempre. Non è che in un certo punto è numerica, poi in un altro punto è 7. Quindi questa, diciamo, è un fatto molto interessante, diciamo, che rende Python, diciamo, flessibile. Però vi posso dire che uno come me è abituato a fissare le variabili all'inizio e poi a lavorare, all'inizio di Python mi trovavo in difficoltà, perché vedete che se uno va dopo la 50ª riga, vede che Pluto non è più quello che era nella prima riga. Cioè, chiaro, quindi è flessibile, è elastico, però c'ha questa, però questa potrebbe essere anche una problematica. Dimmi, professore, e allora lui ti fa vedere il contenuto. Va bene? Grazie. È un'ottima domanda quella che fa. Allora, ragazzi,